Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. È passato un po' di tempo da quando ho pubblicato l'ultimo video su Overwatch 2 su questo canale, perché d'altronde mi sto dedicando anche ad altri giochi, specialmente in questo periodo erano usciti praticamente nel giro di 3 giorni Pentiment, Somerville e Pokémon Scarlatto e Violetto. Tutti e tre volevo portarli sul canale e quindi ho dovuto dedicarmi un po' a loro. Detto ciò quindi, andiamo però a rispolverare Soldato. Eccolo qui, il campione, anzi l'eroe, forse più semplice di Overwatch 2, di Overwatch in generale, quello che ricorda molto di più, molto da vicino, un semplice sparatutto. I haven't played in like 3 years, dice Pixel Destroyer. Va bene, non è un problema, tanto questa è una normal. Le ranked le potete trovare sempre su questo canale, ho fatto le ranked dei tank. Ma ora voglio divertirmi un po' con Soldato e sparare in maniera un po' più spensierata. Dov'è il nostro tank nel frattempo? Devo andare a prendere la tipa, la curatrice. No, ok, però l'ho uccisa, buono. Abbiamo fatto scambio a bare. Dovrei comunque aver ucciso la curatrice. Vediamo, eliminazione infatti ne ho una. Buono, buono, buono. Nel frattempo ragazzi vi ricordo come al solito di lasciare un bel mi piace per il ritorno di Overwatch su questo canale. Commentate, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Soldato. Alla fine non è per niente male. Crepa, buono. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti ovviamente. Crepa. Guarda, guarda, guarda lei, guarda lei. Buono. Perfetto. Attenzione lì sopra che c'è un Bastion. E addio Bastion. E ora non c'è più. Ok, dai, non è andata male questa prima ondata. Ovviamente, appunto, Soldato è un campione molto semplice da usare, eh. Alla fine è letteralmente l'eroe di uno sparatutto qualsiasi. Ok, no, devo però uccidere la tipa. Oh, e via! Dai, mi ha fatto body block il payload. Che sfiga, oh. Guarda, stavo per andare indietro e il payload mi ha bloccato giusto per farmi uccidere da Bastion. Infame. E niente, comunque in quel caso era inutile per me continuare a sparare a Bastion. Dovevo uccidere la tipa. Mercy. Posso salire da dietro? Sì che posso. Salve, salve supporti. Dai, non è morto, ma che culo. Raga, ma che macello ho fatto con questa ultimate? Ecco Moira, ecco Moira. Attenzione. Buonissimo, raga, buonissimo. Grandissimi. Grandissimi. Siete fortissimi, ragazzi. Siete fortissimi. Squadra nemica annientata. Bene così, portiamo questo payload. Da niente male come ritorno su Overwatch, no? 14 eliminazioni, voglio dire. Poteva andare peggio. Ecco, grazie, dammi un bel globo dell'armonia. Ok, gli ho tirato un bel colpo in faccia. Vabbè, curiamoci, curiamoci. Peccato. Là però non ci conviene fare questa cosa, eh. Finché non riusciamo ad avere la visuale libera sui loro supporti, non ha molto senso continuare a sparare a loro. Io posso anche fare danno, però. Tocca tirare giù i supporti, altrimenti è un casino. Ho di nuovo la ultimate pronta. Eccolo che parte. Crepa, buono.
Dai, dai, schifoso, via. L'ho presa, eh. E mo che non hanno Bastion, ci vado. No, via. Minchia, ho sta cacchio di tipa, si è messa davanti da Diva. Si è messa davanti, non ho fatto ammazzare la gente. Oh, mi stava aspettando perché era lì sopra apposta per aspettare me. Infame, appena ultato, appena sentito che ho ultato, si è buttata giù e si è messa davanti a parare tutti i colpi. Sta infame. Buono, crepa Diva, ti sta bene. Troppi. Devo prendere Diva. Devo farle danno. Niente da fare. Chi mi ha ucciso? Con un colpo solo. Dai Anzo, ma che culo. Poi da dove tra l'altro? Ah, era lì sopra lui, tranquillo. Lì headshot, preso e via. Riposizionamento. Niente, inizio a usare Simmetra al posto di Ashe. Dai, forse ha capito che deve iniziare a fare qualcosa di interessante, eh? Oh, grandi, avete ammazzato tutti. Ma siete dei pro. Ero io a restare la pippa allora. Buono. Buonissimo. Ottimo raga, dai, abbiamo vinto questa partita. GG. Il ritorno col soldatino non è andato male. LOL Moira in Symmetra in casual. Quello si è incazzato. Azione migliore della partita Moira. Forse quando io non c'ero, che hanno ucciso tutti. No, ok, qua quando in realtà pure io ho fatto il macello. E questa ha ammazzato la gente che avevo già tritato. GG! Bene ragazzi, a questo punto andiamo subito a fare un'altra partita con il nostro bel vecchio soldato 76. Partita trovata. E andiamo di nuovo con il nostro soldato, ma mettiamoci una skin diversa. Mettiamoci Cyborg 76. Come sapete, come vi ho già detto in molti altri video, tutte le skin che vedete qui mie, non ci ho speso un centesimo per quelle. Le ho prese tutte da Overwatch 1 con i vari cassoni, tutti i vari pacchettini che potevi aprire. Ecco, però non ci ho davvero speso un centesimo, anche perché mi sembrava assurdo, dato che avevo già comprato il gioco, perché vi ricordo che il primo Overwatch si pagava, aver già comprato il gioco e dover pure spendere per avere delle skin. Insomma, anche no. Ok, questa è la partita del robot. Vediamo un po' cosa si riesce a fare con soldato. Beh, è anche palese, ragazzi, che ci sia un problema di bilanciamento in Overwatch 2. Ci sono dei campioni che sono letteralmente troppo forti. Tanto stiamo giocando con Sara, cioè una che si chiama letteralmente Sara. È riuscito a prendersi quel nome lì. Ci sono dei campioni che sono letteralmente troppo forti, anzi degli eroi, se vogliamo essere pignoli. Da dove arrivano? Ma davvero non si muoveva un pochettino più indietro? Sto infame. Beh dai, distruggiamogli lo scudo. Iniziate a spingere la barricata. Non sto riuscendo a fare tanto danno, d'altronde però. Farò un po' di cura allora. Andiamo di andare su di lei. Sta infame. Ok. Da dove sparano? È là Junkrat. Vabbè, dovrà uscire allo scoperto anche lui. Eccolo. Oddio, mi avevo shottato.
Cioè, mi ha one-shottato o poca vita? No, mi sa che mi ha one-shottato proprio. Niente, hanno provato a resuscitarmi, ma eravamo tutti morti. Già anche era arrivato da dietro e ci ha one-shottati. Beh, GG. Livello di danni non è che si è messo molto bene, eh. Abbiamo solo un'eliminazione a testa, tra l'altro. Non siamo riusciti a fare molto. Ho capito che hanno il robot. Che ci vuoi fare? Abbiamo pure preso l'albero, però mannaggia loro. Niente, è impossibile sparare alla gente. C'è nessuno qui dentro? Oh, ma certo che ci sei. Certo che c'è. Ci sei tu. Ha provato ad addormentarmi? Ha provato ad addormentarmi, anzi mi ha addormentato. What? Che danno mi ha fatto? Vabbè, la granata anticura poteva tirarmela pure prima, no? Posso dire, pensavo che volesse arrivare lì vicino per tirarmi un colpo in testa. Dato che essendo sdraiato non riusciva a vedermi. Mi sto facendo cagare in questa partita. Non riesco ad essere incisivo, come dovrei. Basta, crepa, hai rotto le balle. Va bene. Via. Ma non lo prendo mai questa roba, eh. Niente, lasciamolo andare via. Andiamo un po' più avanti. Tanto quello lì non morirà mai. Può morire gentilmente, grazie. Quella tipa dov'è? Vabbè. Sono morti tutte e due? Ah, si sono uccise a vicenda. Vabbè. Dai, infame. Niente, se sto così lontano comunque sono avvantaggiati loro. Infatti, ovviamente sono avvantaggiati loro. Però li ho tenuti per un bel po' lontani dal payload, dal robot, volevo dire. A livello di danni sono top damage del team. E a livello di eliminazioni potrei fare meglio, però. Buono. Dai, l'hanno comunque resuscitato, però che palle. Perché non lo colpisco? È lì fermo, mannaggia me. Beh, niente, non è impossibile colpire le persone. Eh sì, l'importante è avermi nel mirino, eh. Dai, che merda, Ana. Avevo fatto un calpio off the game, immagino. Guarda come cercava di ammazzarmi. Lì non ho capito come mi abbia colpito, sinceramente. Aveva mirato da tutt'altra parte. Un po' di lag, forse, nel server. Boh. Però ho ammazzato quattro persone, voglio dire. Cioè, dovremmo aver preso un po' di vantaggio, no? Ma niente, stanno comunque vincendo loro. Assurdo. Buono. Andi a tirare via lo scudo di Sigma. Ok, pa. La morte è un po' di
devi crepare, tu devi crepare. C'è anche rat di merda, muori. Pure tu, merci. Difficilissimo tirare giù Mercy, eh. Difficilissimo. Mannaggia, oh. Conviene tirare giù Sigma a questo punto. Aspettare che crepi sta merda e poi uccidere Mercy. È arrivata Echo. Ciao Echo. Crepa per favore, crepa. Buono. Niente, te è impossibile prendere Mercy. Quanto la odio quella tipa. Oh, finalmente ha abbassato la guardia per un momento e sono riuscito a ammazzarla. Ecco Echo. Vabbè, questo poverino non si capisce bene cosa stia facendo. Dai, di quanto! Crepa, per favore. Grazie. Cioè, io lo sto mirando, ma non muoio. Cioè, non, i miei colpi non lo colpiscono. È assurdo. Niente da fare. Boh, era letteralmente nel centro del mirino e la mia rossa di colpi non lo colpiva. Poi mi ammazza sempre con quel colpo lì, sto infame. Ora però ho la ultimate. Devo riuscire a giocarmela bene come prima. No, niente elettroshock. Crepa. Facciamo così? Dai, via. Ulto solo per te. Frega niente. Davvero, ho ultato e non ho ucciso nessuno. Niente, faccio schifo, ragazzi. Crepa, grazie. E mo crepi pure te, vero? Dai, ma sei nel centro del mirino, perché non muori? Cristo, oh. Crepa. Tu non hai più healer, eh. Tu non ce l'hai più healer, ma nemmeno te. E poi comunque mi ammazza. Infamella. Ora hai 21 eliminazioni, direi che sono andato parecchio su quelle eliminazioni, eh. Parecchio. Anche con i danni. C'è il loro Sigma che sta giocando una partita incredibile. È anche bello forte Sigma, tra l'altro. Però fortunatamente non... cioè, oddio, stavo per dire non fa troppi danni, ne ha fatto 11.000. Diciamo che non fa troppo burst damage. Dopo, certo, la possibilità di fare un botto di danni. No! Devo riuscire a prendere la loro Mercy. Crepa, buono. Dai, hai un HP merda, crepa. Raga, però perché siete tutti qui? Cioè, io stavo combattendo, voi cosa state facendo esattamente? Crepa. Muori, muori, muori. Ti sto attaccando da dietro, perché non muori? Olè. Grazie. C'è più nessuno, vero? Buono. Abbiamo vinto. Bella, raga, dai, bella. Gustiamoci anche quella che penso possa essere la play of the game che ho fatto io prima con... premendo la mia bella Q. Vediamola. Eccola, sì. vabbè, d'altronde queste sono le play of the game che si fanno con soldato. Ah, tra l'altro non è questa? Sì, è questa, questa. Lui mi ha inspiegabilmente ignorato, cioè mi ha visto che mi ero messo lì dietro, mi ha totalmente ignorato. E poi mi ha ucciso Ana. Con un colpo laggante. Bene, dai. Andiamo a fare quindi l'ultima partita di questo video con il nostro bel soldato 76. Ed eccoci nell'ultima partita con soldato 76. Allora, potremmo anche cambiare skin, forse, o no? Non mi fa più cambiare skin, mannaggia loro. Niente, allora andiamo con il buon Cyborg 76, che ci ha portato molto bene nella scorsa partita. Ah, ma è una partita appena finita.
È una partita già finita. È una partita già finita in cui hanno straperso. Ok ragazzi, questa ovviamente allora non la si conta. E continuo a dire che Overwatch dovrebbe non mettere dei nuovi giocatori in questo tipo di partite. Cioè, falli perdere, basta, hanno perso. Che crepino, no? Però no, vogliono comunque tentare di tirarne, di tenerla in piedi sta partita, eh. Attenzione, è arrivato il soldato, proprio lui. Il soldato. Il soldato che non ti aspetti. Il soldato che non ti aspetti, è arrivato. No, dov'è il tab? È arrivato, ha fatto 4 eliminazioni così dal nulla. 771 danni, più danni del loro danno. Ma probabilmente anche lui è entrato insieme a me. Più danni del nostro danno, scusatemi. Che ha giocato probabilmente forse tutta la partita. No, non devo colpire il tank, devo andare a prendere il supporto. Però devo stare anche attento. Buono? Dov'è? Dov'è? Merci. Niente, abbiamo perso comunque. È andata così. Beh, ammazziamola. No, niente, siamo morti noi. Beh, questa partita ovviamente non conta come ultima partita. Siamo arrivati e abbiamo dato una futile speranza a questo team, ma non è servito a niente. Questo, boh, è l'inizio della partita, immagino. Sì, erano ancora 3 minuti o qualcosa. Anzo è andato da dietro e li ha shottati tutti. E comunque la playoff the game era di Diva. Boh, va bene, cose strane accadono nei server di Overwatch 2. Detto ciò, quindi andiamo subito a fare, spero, una vera ultima partita con Soldato 76. Partita trovata. E siamo in questa mappa. Possiamo prendere Commando 76 come skin dell'ultima partita. Eccoci qui. Fieri, Maci. Guardali, Arnold Schwarzenegger di Predator. Preso. Detto fatto proprio. Comunque andiamo a fare l'ultima partita. Questa è una partita vera e propria. Deve ancora iniziare infatti. E vediamo se riusciamo a fare il 3 su 3. Non contando ovviamente quella partita in cui siamo entrati e mancavano 10 secondi ad una rovinosa sconfitta del nostro team. Quindi sarebbe stato un po' difficile effettivamente riuscire a fare qualcosa. E vediamo un po' cosa si riesce a fare qui. Allora, in questa mappa non è raro che qualcuno dell'altro team, mentre noi siamo qui occupati a sparare, vada al punto e rubi il punto senza che nessuno se ne accorga. Non è raro che accada. Potrebbe accadere anche questa partita. Io però lo dico, così magari vediamo un po' se si riesce a prevenire questa cosa. Dai che inizia. Dai, dai, dai. Forza. Venite fuori. Tanto vi aspettiamo qui. C'è un'altra diva magari. Ok, fortunatamente non c'è un'altra diva. Però c'è un Reinhardt, che potrebbe essere pure più fastidioso. Dove sono i loro supporti? Devo cercare di colpire loro là in fondo, eh. Non ha molto senso per me stare a continuare a colpire Reinhardt. Ah, c'era pure una torretta. Infame. Ecco chi è che mi sparava così. La torretta. Bene, ora lo sappiamo. Però abbiamo una FK. Ecco perché stiamo andando così male, tra l'altro. Oddio, FK, più o meno. Era, sì, era proprio andato via. Ha leftato. Fortunatamente, però, è arrivato subito qualcun altro. E mo io crepo, vero? Via, 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 via. Dai, crepa, infame. Via. Ok, qualcuno ha ucciso. Buono. No, peccato, Reinhardt ci ha ammazzato. E ha preso pure il punto. Vabbè, ma noi eravamo in uno in meno. Cioè, io ho fatto il possibile. 2 eliminazioni, 2 morti purtroppo. Quasi 1500 danni. E di nuovo c'è la torretta. Di nuovo mi ha ucciso quella cacchio di torretta. Sto Torbjorn, no. Vediamo di fare qualcosa. Mezzogiorno di fuoco, da dove? Ok, tiriamo via la torretta, primo. Uccidiamo Zenyatta.
E mi stanno sparando. Quindi mettiamoci di qui un secondo. Buono. Vola nell'iperspazio. Dai che ne facciamo volare un altro al bar, ragazzi. No, no, nucleo ardente. Il cazzo proprio. No, qualcuno è morto comunque. Tic! Dai, ho preso qualcuno ma non l'ho ucciso. Ah, probabilmente era lo scudo di Reinhardt. Dai! Dai! Tra tutti quelli che c'erano davanti. E poi con un raggio incredibile comunque ha colpito pure me. Vabbè, no, non ero così lontano in realtà, ero abbastanza vicino. Ma probabilmente Reinhardt ha fatto il play of the game. Se no gliela rubiamo noi con una bella ultimate. Vediamo, eh. Tipo andando ora qui dietro. Ciao, merda. Crepa. Grazie, addio. Oddio. Ah, mi ho messo la granata. Niente, ho buttato via una ultimate per uccidere un Torbjorn. E poi è arrivato McCree che mi ha disintegrato. GG. Beh, perlomeno Torbjorn l'ho tirato via un po', che è fastidioso. L'ho tirato via per un po'. Dai, quanto l'ha curato? Via. Un po' di danni se l'hai presi sto stronzo, eh. Ma niente da fare qui. Sembra di essere davvero da solo. Adesso mi spara la torretta, ma ammazza. Deve distruggere quella cacchio di torretta, ragazzi. Cioè, davvero non riuscite a distruggere la torretta. Beh, Moira è un po' difficile che lo faccia. Ma Lucio potrebbe farlo. Genji dovrebbe essere un gioco da ragazzi per lui. Via quella torretta, ragazzi, per favore. Grazie. Oh. Niente da fare qui, ragazzi. Mi sa che non si fa il video perfetto. Abbiamo un team a dir poco scandaloso. Abbiamo un Genji che ha fatto 800 danni. Lucio, che boh, sta facendo poco niente. Niente, ragazzi, è andata così. Abbiamo perso questa partita. Vediamo chi ha fatto il playoff di game. Immagino Reinhardt. Vediamo, con quel colpo. No, McCree. Avrà fatto una ultimate. Tutte e due le volte che ha ultato, quando l'ho sentito ultare io non c'ero. Ok, ne ho uccisi due con la ultimate. E poi qui ha ucciso me, ok. Quando era proprio la fine della partita qui. Va bene, ragazzi. Direi che quindi a questo punto possiamo anche finire questo ulteriore video con Soldato 76. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Soldato 76 come eroe, se vi piace usarlo, se lo ritenete magari troppo semplice, quindi un po' noioso, oppure se vi divertite, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate a vedere gameplay di Overwatch 2 in italiano. Quindi, da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!